Parliamo ora di Expo e di sport con l'assessore regionale Antonio Rossi, che ci parla dell'incontro del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e del presidente del CONI Giovanni Malagò per fare il punto sullo stato delle infrastrutture in Regione Lombardia. L'obiettivo era un po' quello di parlare di Expo e di impianti sportivi in vista di questa manifestazione. Esattamente, ma non solo, ma anche di sport a scuola, visto che insomma, crediamo molto che lo sport sia molto importante da un punto di vista educativo per i nostri ragazzi e proprio per accrescere la cultura sportiva, visto che il ministro idem, la ministra idem è di questo avviso, il CONI ovviamente già partecipato con il Ministero dell'Istruzione al progetto di alfabetizzazione motoria. Insomma, noi abbiamo chiesto di portare non soltanto nel secondo semestre ma già da settembre farlo partire, insomma, si parla di 20 ore, insomma, quindi non è che è un'ora alla settimana, dando anche la possibilità alle varie scuole di fare la seconda ora, insomma, con corsi di nuoto, insomma, o come li vuole organizzare, lasciando ovviamente l'autonomia scolastica. E poi si è parlato di impiantistica, del problema che Milano, che insomma, è una grande città, non ha un palazzetto adeguato, quindi è anche difficile in vista di Expo organizzare grandi eventi, perché ti richiedono palazzetti con più di 15.000 persone e in Lombardia non ce n'è. Un altro problema è il palazzetto del ghiaccio, che andrebbe ricostruito e fatto. E poi non è soltanto Milano, ma ovviamente è tutto quello che c'è intorno, quindi anche in vista di Expo, di un turismo sportivo, bisognerebbe fare ancora tanto. La regione si impegna per queste cose, ha chiesto un aiuto anche al CONI, al Ministero, insomma, per fare proprio unire le forze per poter fare qualcosa. Penso che entro l'anno faremo un bando per mettere in sicurezza e in agibilità le palestre che ci sono, i palazzetti, anche l'edilizia scolastica, insomma, e questo dipende ovvio da dei contributi che dovrebbero rientrarci. Pensiamo di portare a casa soprattutto nel periodo da maggio a ottobre del 2015 dei grandi eventi. Nel 2014 ci saranno degli eventi di lancio, diciamo, tra cui il più importante sicuramente il mondiale di pallavolo femminile, la finale sarà qui a Milano. E, insomma, stiamo parlando di rugby, di grandi eventi del tennis, di calcio, nazionale di calcio. No? Penso che insomma, unendo le forze si possono fare veramente tante cose. E poi ripeto, il turismo sportivo è molto importante, quindi per dare un valore al territorio è importante organizzare anche dei piccoli eventi, insomma, non dei grandi eventi. Ci sono due obiettivi, allora quello di Expo è portare tanta gente in modo che vadano i visitatori a vedere Expo. Noi magari sfruttiamo Expo per far conoscere il nostro territorio. Di Expo, proprio nei giorni scorsi, inaugurando una struttura in provincia di Brescia, ha parlato anche di ostelli, ce ne saranno circa 80, no, per il 2015. Sì, ostelli, insomma, si vogliono collegare fra di loro, perché tra l'altro sono ostelli bellissimi, costruiti veramente, sono... io ho 45 anni, quando ero giovane gli ostelli, insomma, ho l'immagine dei cameroni, insomma, cose, insomma, edifici tutt'altro, adesso veramente sono delle strutture veramente molto belle, vale la pena visitarle. Le vogliamo mettere in rete, magari anche con dei percorsi da fare in bicicletta, insomma, sfruttando proprio il turismo sportivo. E lo stesso vale a dire per i rifugi montani, insomma, creare attraverso i sentieri, far conoscere a tutti, diciamo, le persone, i visitatori che verranno a vedere Expo, le bellezze della Lombardia.